Fano all'Associazione Il Sentiero dell'Anima. Qui con noi c'è la dottoressa Elena De Marchi, psicologa e psicoterapeuta, nonché relatrice del convegno Benessere in Armonia. Il suo intervento verterà sulla relazione, ce ne può parlare? Sì, noi siamo, no, noi esseri umani, noi siamo esseri sociali e già prendiamo vita da una relazione. E dalla nascita, per tutto il percorso, siamo accompagnati da tante relazioni, relazioni familiari, relazioni sociali, relazioni nel lavoro. E che cosa succede? Che spesso queste relazioni non ci soddisfano, no? Ci creano dei problemi. E questo perché? Perché spesso andiamo incontro all'altro con dei nostri schemi, con delle nostre resistenze, ma questo avviene, no, inconsciamente, senza rendercene conto. E in realtà l'altro chi è? L'altro non è un oggetto, no? L'altro è un po' anche me, ci fa, no, da specchio. Io mi riconosco perché c'è l'altro, se non esiste un tu non esiste nemmeno un me. E che cosa possiamo fare, no, per migliorare, per far sì che queste relazioni ci creano soddisfazione? Innanzitutto non dando colpa all'altro, no? Perché noi spesso la cosa più semplice da fare è tu mi fai questo, tu mi fai quell'altro. E invece cambiando questo modo di stare nella relazione, ma iniziando a stare con noi, andando incontro all'altro con la consapevolezza di me, di che cosa provo, di che cosa sento, vado incontro all'altro in un modo aperto, senza schemi e senza rigidità. E quindi la relazione ha un altro sapore, la relazione cambia perché parto appunto da me e non ho preconcetti e giudizi. Vado in modo consapevole, no? Se io so che cosa provo, che cosa sento, riesco ad andare verso l'altro in modo consapevole e sono responsabile delle mie scelte e non do più la responsabilità all'altro. La responsabilità di come siamo nel mondo è la nostra e diventa anche un piacere perché se io riesco a migliorare questo modo di stare, questo modo di relazionarmi, posso trovare e sperimentare delle situazioni più creative e quindi miglioro il mio modo di stare nel mondo. Di pomeriggio so che terrà un laboratorio, riconoscersi, amarsi, il piacere di essere te stesso. Sì, diciamo che farò sperimentare quello che ho appena detto in parole. E attraverso l'accompagnamento di una musica proporrò alle persone un momento di contatto con sé, quindi le persone potranno sentire quello che sentono, quello che provano, dargli un nome, riconoscere l'emozione e partendo da questo farò sperimentare l'incontro con l'altro, no? E quindi un po' uno scoprire che cosa succede quando incontro l'altro, quali meccanismi metto in atto e diventarne proprio consapevoli. Proprio per poter migliorare poi, no, diciamo che questo è un piccolo laboratorio, una piccola parte esperienziale che poi serve da riportare, no, nel mondo esterno. Non è una piccola parentesi che poi va aperta verso il mondo esterno per riproporre poi queste relazioni migliori. Se comunque parto nel migliorare la relazione con me, sono in grado poi di avere appunto una qualità migliore di vita. Grazie mille dell'intervento. Grazie.